Nella notte a cavallo tra martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre 2010, la sopraelevata di Ischia è stata chiusa al traffico veicolare dalle ore 22 di sera alle 7 del mattino successivo. Il motivo? Lavori in corso nella galleria, la prima venendo dal porto, quella più lunga e con al centro anche una curva insidiosa. Gli operai della ditta appaltatrice sono stati impegnati tutta la notte per sostituire le 27 lampade presenti e tutte fulminate da mesi. E siamo proprio all'esterno della sopraelevata Ischia, come vedete alle mie spalle. Il tunnel finalmente ritornato illuminato. Nelle settimane scorse ne avevamo denunciato il buio pesto e l'assurda pericolosità con un video denuncia prodotto dalla nostra redazione di PCML TV e col quale avevamo chiesto con forza il ripristino della sicurezza nel tunnel di una strada che per i tantissimi incidenti mortali che negli anni l'hanno vista triste protagonista si è guadagnata l'appellativo di strada della morte. Sul web il nostro video denuncia aveva fatto scalpore a livello nazionale ed era stato mostrato dalle televisioni locali e regionali, oltre ad averne parlato la stampa scritta e la maggior parte dei siti e dei blog dell'isola d'Ischia. Dinanzi alla atavica insensibilità e incapacità politico-amministrativa del duo provincialotto Desiano-Ferrandino, il video denuncia di PCML TV era stato inviato anche al presidente e all'assessore al ramo della provincia di Napoli, al ministro delle infrastrutture e per conoscenza alla presidentessa dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Oggi, a circa un mese di distanza dalla nostra forte denuncia pubblica, finalmente il tunnel della sopraelevata è stato messo in sicurezza dal punto di vista della visibilità e ora può essere attraversato dagli automobilisti senza la preoccupazione di non riuscire a vedere macchine o eventuali pedoni che in tanti si avventurano in quella galleria. È vergognoso che sull'isola d'Ischia il più stupido dei lavoretti di ordinaria manutenzione, che se trascurato crea disagi e pericoli alla gente, si trasformi in un immane lavoro di straordinaria manutenzione a causa dell'inerzia, dell'incapacità e dell'insensibilità dei nostri amministratori locali, provinciali e regionali, di centro, centrodestra e di centrosinistra. Questa triste vicenda riguardante una strada provinciale ischitana che è stata risolta dopo mesi e solo a seguito della nostra denuncia pubblica ha dimostrato quanto sia stato inutile da parte dei cittadini dell'isola di Ischia votare alla provincia Domenico Desiano, deputato del PDL, Giuseppe Ferrandino, sindaco di Ischia del PD, i quali, nonostante sedessero da oltre un anno in consiglio provinciale e nonostante avessero garantito in campagna elettorale il loro interessamento per la messa in sicurezza della sopraelevata, non sono stati neppure capaci di far sostituire le lampade fulminate nel tunnel della strada della morte. Ora chiediamo con forza che questa strada, denominata strada della morte, venga finalmente completamente illuminata. Sarà il primo passo verso la messa in sicurezza della sopraelevata di Ischia, che ha già contate tante vittime negli anni.